Buongiorno a tutti e buon martedì. Dopo l'emozione di ieri, che continua anche oggi e soprattutto nei prossimi giorni, ho deciso di riprendere con qualche argomento. Diciamo che ancora questa settimana parlerò ogni giorno di qualche argomento, poi da settimana prossima le mie video lezioni come dire, saranno un po' meno, perché appunto ho quasi deciso di ricominciare e di riaprire lo studio. Oggi l'argomento, è sempre una patologia riguardante l'apparato respiratorio e quindi parliamo di asma, che è una patologia abbastanza comune. L'asma, è rappresentata e definita come una malattia cronica, che interessa le vie aeree polmonari, e quindi dei tubi che, entrano ed escono proprio dai polmoni. E che cosa accade? Che la mucosa, cioè quella, parte protettiva, dei nostri polmoni, che riveste i nostri polmoni, si infiamma e, infiammandosi si gonfia e quindi, permette un passaggio, di aria, molto meno intenso, quindi si fa fatica a far entrare e uscire aria appunto dai nostri polmoni. Cioè proprio viene definita proprio come una difficoltà di passaggio dell'aria. Quali sono le cause principali che provocano questo asma? L'asma può essere in parte ereditario, quindi una condizione familiare di persone, di familiari, appunto di ad esempio nonni piuttosto che genitori che soffrono di questa patologia, incide sul figlio per almeno il 50%. Quindi se si ha un genitore o un nonno o un parente che ha sofferto o soffre di asma, la probabilità che il figlio la prenda è di circa il 50%. Quindi sicuramente questa è una condizione. E soprattutto la causa principale sono gli agenti allergenici, quindi banalmente un'allergia. L'asmatico, quindi ha dei problemi di bronchi iperattivi, cioè uno stimolo che possa essere appunto un allergene piuttosto che il gas, il fumo di sigaretta, vanno ad incidere significativamente sui nostri bronchi, creando appunto questa patologia e quindi una crisi, vengono definite crisi di asma. Ma quali sono gli agenti che più incidono sulla patologia asma? Sicuramente gli acari, sicuramente il pelo o la forfora di alcuni animali, delle muffe, il polline in maniera importante perché molti soggetti sono allergici al polline, scusate ragazzi, alcuni alimenti. Altre sostanze chimiche e non solo, anche il fumo di sigaretta potrebbe essere tra le cause di appunto allergia e la presenza di alcuni farmaci. E sicuramente purtroppo dobbiamo inserire anche all'interno gli inquinanti ambientali, visto che soprattutto in alcune città in particolare sono molto presenti. Per diagnosticare la nostra patologia ansia, l'esame più importante è la spirometria, quindi un esame in cui soffia all'interno di un tubo e si calcola la quantità di aria che viene emessa. Questo è un esame strumentale, tecnico molto specifico, che appunto ci dà una positività e una negatività. Oltre a questo esame, è necessario effettuare un esame di broncostimolazione e coadiuvarlo sicuramente con che cosa? Con una visita dal medico di riferimento e altri esami specifici. Perché? Perché poi alla fine l'obiettivo è quello di aiutare i nostri pazienti e dar loro, fornir loro l'assetto medicinale più significativo per il loro grado di patologia. Anche perché anche in questo l'asma può essere di diversa natura e soprattutto di diversa gravità. Possiamo prevenire il nostro asma cercando di ridurre in maniera importante l'esposizione a gas di scarico, stare meno a contatto
con agenti chimici oppure fumo di sigaretta, e sicuramente chiedere al nostro medico di famiglia i consigli maggiori per poterla prevenire nel caso in cui sia un soggetto fortemente predisposto a questa patologia. I trattamenti ad oggi sono di tipo farmacologico e i farmaci principali che vengono forniti a questi pazienti sono di natura broncodilatatoria, quindi farmaci broncodilatatori, corticosteroidi e farmaci, quindi in generale per bocca, che vanno a appunto a far dilatare i nostri tubi di entrata e di uscita dai polmoni per permettere una respirazione più appropriata. E ovviamente, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi per quanto concerne le altre patologie, sicuramente una riabilitazione respiratoria può essere di enorme aiuto. Quindi per chi soffre di asma, sicuramente svolgere dei trattamenti e quindi iniziare a capire gli esercizi adeguati per questa patologia sarebbe di enorme aiuto. Spero anche oggi di avervi, come dire, non annoiato e dato delle informazioni semplici di una patologia, e noi ci vediamo assolutamente domani. Vi ringrazio e corro a sistemare la mia agenda per i miei favolosi pazienti. A domani, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, ciao!